Allora, buonasera, io sono Gennaro Carotenuto, insegno storia del giornalismo all'Università di Macerata e da quest'anno alla Bocconi di Milano. In passato ho lavorato per parecchi giornali italiani e stranieri e ho un blog addirittura dal 1995, quindi da un'epoca nella quale forse ben pochi sapevano cosa potesse significare. Con me c'è la professoressa Elda Broggi dell'Istituto Universitario Europeo e il professor Giulio Vigevani dell'Università Bocconi di Milano. E sono, l'ho detto prima, l'ho ridetto male adesso, che ti chiedo scusa immediatamente, dell'Università Milano Bicocca. E volevo immediatamente, prima di passare la parola a loro, in realtà il motivo di questo panel è far confrontare il pubblico con loro, delimitare il campo del perché siamo qui questo pomeriggio. Non ci interessa parlare di legislazioni sul web, su internet, non ci interessa parlare di nuove evoluzioni rispetto a questi temi, non ci interessa parlare di questioni legali rispetto al mainstream, ci interessa parlare di quelli che sono i problemi che concernono chi fa giornalismo partecipativo, nello specifico la forma blog, ma anche chi scrive semplicemente sulla propria pagina Facebook, chi ha un account Twitter, chi lavora con dei media partecipativi, l'esempio è Fanpage, AgoraVox, eccetera, e quali possono essere le questioni legali connesse. Lo vogliamo fare nella forma più laboratoriale possibile, ovvero ci saranno due brevi interventi introduttivi di loro due, dei quali siamo ben lieti, e poi proveremo a dialogare nella maniera più semplice e più colloquiale possibile. La questione sulla quale io voglio puntare l'occhio è quella pratica oramai diffusissima della querela intimidatoria da parte in genere del politico, del potente in genere, rispetto a chi scrive sui social network, rispetto a chi fa giornalismo partecipativo, rispetto a chi utilizza strumenti giornalistici in un contesto non regolamentato dalla professione giornalistica, nella quale non si sa bene cosa valga, quando valga e come valga, anche se uno cerca di fare giornalismo partecipativo nella forma più opportuna possibile, e che porta essenzialmente al diluire delle possibilità e delle aspettative, soprattutto in termini di critica al potere, da parte di questa forma di giornalismo. Potrei fare innumerevoli casi. Ricordo che è in corso in questo momento, per esempio, una causa legale per diffamazione aggravata del blogger Daniele Sensi, perché ha pubblicato delle registrazioni di Radio Padania che dimostravano il palese razzismo di chi parlava. Ci sono uomini politici o giornalisti che hanno una lunga storia di querelare chiunque, alcuni nomi si possono tranquillamente fare, come il senatore si può fare o non si può fare? Mi rivolgo agli avvocati. Se è vero, sì, no, sì, sì. Se è falso. Io ho due autorevoli giuristi al mio fianco, ma sento di avere due carabinieri, insomma, che mi stanno quasi il senatore del Popolo della Libertà Renato Farina e tutta una serie di altri personaggi che hanno usato spesso e volentieri la querela in un contesto che, a mio modo di vedere, è un contesto che porta chi fa informazione, soprattutto in rete, chi non è tutelato da quella che può essere una redazione ufficiale, quindi con la possibilità di pagare spese legali, di poter seguire il processo, in una situazione che diventa una sorta di spada di Damocle, per la quale chi ti sta intorno ti tratta quasi da fesso, perché ma chi te lo fa fare? In fondo che cosa ci guadagni tu a scrivere quello che consideri che sia necessario scrivere, esercitando il tuo diritto di critica e la tua libertà di espressione?
I giudizi si protraggono per anni, spesso, non sempre, si concludono con assoluzioni, però in genere si concludono con assoluzioni. Spesso sono decisamente pretestuosi. Viene invocato per esempio il diritto all'oblio per personaggi appunto come quello che citavo prima, che sono senatori della Repubblica. E il blogger, il giornalista partecipativo, questa figura che oramai fa parte del nostro ecosistema informativo, come la vostra presenza qui sta a dimostrare, finisce per essere messo in un angolo, finisce per essere spaventato, finisce per autocensurarsi, finisce per cambiare il proprio discorso, finisce per cambiare temi, finisce per elidere nomi, finisce per non dire quello che vorrebbe dire. Questo è un successo dei querelanti intimidatori. Questo è il contesto che io volevo. Io ho una serie di domande, spero che altre arriveranno dalla sala, altre ancora possano arrivare da Twitter, però comincio a passare la parola alla professoressa Bioggi. Grazie. Buongiorno. Allora, a me spetta darvi un po' l'inquadramento teorico del tema, sarò brevissima e poi andiamo più velocemente nel concreto. Partirei però con un sondaggio, visto che siete abbastanza numerosi, quanti di voi sono giornalisti professionisti? Quanti pubblicisti? Quanti praticanti? Nessuno, questo è indicativo. Sì. E quanti blogger liberi? Insomma, una, tre, quattro. Vabbè, quindi diciamo c'è una maggioranza di giornalisti professionisti, o meglio, diciamo la maggioranza mi pare siano i pubblicisti. Comunque, in ogni caso, il diritto di cronaca, il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero è l'ombrello sotto il quale voi svolgete la vostra attività. Non voglio, probabilmente conoscete tutta la teoria legata alla libertà di manifestazione del pensiero, principio costituzionale previsto in Costituzione appunto nell'articolo 21. L'articolo 21 della Costituzione dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tutti, evidentemente una tutela molto ampia che il Costituente ha voluto dare alla libertà di manifestazione del pensiero, non volendola limitare soltanto ad alcuni soggetti, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, cosa molto facile, lo scritto, già più difficile, ogni altro mezzo di diffusione. La libertà è stata interpretata sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo, quindi come appunto i soggetti titolari della libertà stessa, sia come oggetto, cioè che cosa rientra nella libertà di manifestazione del pensiero. Appunto, la libertà è stata interpretata in un modo molto ampio dalla giurisprudenza, che poi è quella che ha dato anima all'articolo della Costituzione. Perché? Perché l'articolo 21, come ha avuto modo di dire in una delle, diciamo, prime sentenze in fondo la Corte Costituzionale, è la pietra angolare dell'ordinamento democratico. Senza la circolazione di informazioni, senza la circolazione di idee, non c'è nemmeno la possibilità di formarsi come cittadini un'opinione su qualsiasi argomento, ergo non è possibile partecipare attivamente alla vita politica e sociale del paese. Eviterò, insomma, di parlare in questa sede di come quel tutti dell'articolo 21 in realtà sia un po' più forte per alcuni. Sempre sulla base della Costituzione esistono due articoli, il 68 e il 122, che prevedono che i membri del Parlamento e i consiglieri regionali non sono sindacabili per i voti espressi e le opinioni date nell'esercizio delle loro funzioni, anche se questo potrebbe effettivamente avere qualche tipo di conseguenza poi sul tipo di cronaca, cioè sul tipo di cronaca e di difesa che si può avere nei confronti di questi soggetti.
quello che volevo sottolineare è che con l'articolo 21, appunto, tutela amplissima, è stato interpretato come libertà di esprimere il proprio pensiero, come dice la lettera dell'articolo, il pensiero altrui, altrimenti sarebbe stato troppo restrittivo, appunto. E per quello che ci riguarda è la libertà di divulgare notizie, è la libertà, diciamo, del giornalista e di colui che vuole fare anche appunto della diffusione di informazioni una attività professionale o comunque una attività, l'attività principale della propria, insomma, del proprio lavoro. Sempre velocemente, che cosa dice sempre questo primo comma dell'articolo 21? La parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. In questa sede eviterò, appunto, anche perché abbiamo avuto di fatto una indicazione in questo senso da Gennaro, appunto, eviterò di parlare dei problemi legati all'uso del mezzo di diffusione, in particolar modo al mezzo televisivo, che ha dato adito a insomma, numerosi problemi a livello legislativo e giurisprudenziale in Italia e politico, per arrivare appunto al mezzo che probabilmente interessa tutti voi, che è appunto il mezzo internet. Evidentemente l'articolo 21 della Costituzione tutela anche chi esprime il proprio pensiero attraverso internet. È così importante la possibilità di utilizzare questo mezzo per la diffusione del proprio pensiero, che insomma, del pensiero in generale, o comunque del diritto di cronaca e della diffusione di notizie, e internet è un mezzo che sta sempre più diventando, insomma, è importantissimo nella nostra vita quotidiana, tanto che addirittura, come ad esempio degli studiosi come Rodotà, stanno cercando di attribuire, di inserire proprio in Costituzione un diritto all'accesso al mezzo e fare appunto di internet uno strumento quotidiano della nostra vita. Come? Quello è il problema, probabilmente è uno dei motivi per il quale ancora in Costituzione non c'è, perché in realtà dire che qualcuno ha diritto a accedere a un mezzo significa trovare sistemi per garantirgli l'accesso in modo facile e universale, appunto gratuito. C'è invece chi sostiene che l'accesso a internet debba essere semplicemente appunto una prestazione nell'ambito del servizio universale, cioè di un servizio minimo indispensabile che deve essere fornito a tutti i cittadini all'interno del territorio. Però ora come ora questo non è il nostro argomento. È importante poi sottolineare velocemente quali sono altri principi che sono indicati nell'articolo 21 della Costituzione, perché poi rilevano anche per probabilmente quello che diremo dopo. Che cosa dice, cosa dicono gli altri commi? Danno una disciplina specifica per la stampa. La stampa non può essere sottoposta a autorizzazioni e censure, non si può procedere a sequestro se non in casi determinati dalla legge, e c'è quindi una disciplina di una riserva di legge, si dice così, e riserva di giurisdizione, cioè soltanto con un atto motivato del giudice è possibile intervenire e limitare la libertà di manifestazione del pensiero tramite appunto sequestro. La Costituzione poi descrive anche un caso di urgenza che comunque va ricondotto a sistema sempre attraverso la pronuncia di un giudice, anche se in via successiva. Perché dico questo? Perché uno dei problemi più importanti che si pongono relativamente alla rete è appunto se la disciplina per la stampa, che era stata prevista dal Costituente a tutela di un mezzo che nel periodo fascista era stato particolarmente sottoposto, cioè era stata la stampa nel periodo fascista aveva subito evidentemente notevoli compressioni,
Ecco, uno dei problemi che si sollevano comunemente nel momento in cui si deve applicare la disciplina, ad esempio, del codice penale alla manifestazione del pensiero su internet, è se si possono applicare, ad esempio, le stesse garanzie per la stampa. Infatti, appunto, l'articolo 21 con questi principi stabilisce delle garanzie particolari per la stampa cartacea. Sempre per fare un breve excursus sull'articolo 21 della Costituzione, lascerò il principio di trasparenza, salto subito al comma 6 dell'articolo 21, che dà il primo limite, cioè, anzi l'unico limite esplicito alla libertà di manifestazione del pensiero, che è il buon costume, che, come tutti voi sapete, è un limite legato a che cosa? Cioè, è legato al pudore sessuale. Non significa che sono vietate tutte le manifestazioni del pensiero che ledono, diciamo, una fantomatica morale comune, quanto appunto piuttosto la morale sessuale, per evitare che questo limite possa essere utilizzato, insomma, venga interpretato in una maniera troppo larga e quindi limiti ulteriormente la libertà. Perché comincio a parlare di limiti? Perché la disciplina, insomma, come ci comportiamo in internet è molto legato al bilanciamento che dobbiamo trovare tra la libertà di manifestazione del pensiero, l'articolo 21, e il diritto di cronaca, perché appunto il diritto di cronaca è tutelato dall'ombrello dell'articolo 21, e diritti riconosciuti dalla Costituzione agli altri soggetti. E a questo proposito appunto vengono fuori i limiti impliciti alla libertà di manifestazione del pensiero, alla libertà del giornalista, che comunemente vengono individuati, ad esempio, nel limite dell'onore. Il fatto che una terza persona si senta lesa dalla vostra manifestazione del pensiero è un elemento che va evidentemente preso in considerazione. E la legge, e poi la giurisprudenza che applica la legge, interpreta la legge, cerca di trovare un bilanciamento, cioè chi cerca di capire quale diritto in quella circostanza va tutelato. Quindi, limiti impliciti, l'onore, normalmente appunto si individua la riservatezza, il limite dei segreti, e il fatto che diciamo, questo quadro minimo di diciamo, del livello costituzionale della libertà di informazione, appunto, va tenuto in considerazione ogni volta che agiamo in internet, cioè che scriviamo qualcosa in internet, perché è un quadro giuridico che vale sempre. Non serve in gran parte, diciamo, trovare nuove leggi per internet, perché i principi fondamentalmente sono questi. Serve probabilmente una presa di coscienza sempre di più da parte degli interpreti, cioè dei giudici, in modo tale da riuscire a fare le giuste analogie quando ci sono, ad esempio con la stampa, e evitare di farne in altre situazioni. Io non lo so se ho già sforato i miei 10 minuti. Se puoi concludere. Io penso che a questo punto passa a te. E poi sì. Qui davanti ci sono tre sedie. Allora, volevo dire anche per i presenti, poi passerò la parola in maniera indiretta, però se mi vogliono mandare degli input via Twitter, il mio Twitter, che sto guardando anche adesso in questo momento, è Gen Carotenuto. Quello di Elda è Elda, credo, lui si astiene, ma non lo dice. Benissimo, gli passo però subito la parola. Sì, se volete fare delle domande a me, invece si può alzare la mano e mandarmi un Twitter vocale, un'altra cosa. No, rapidamente, io parlo in piedi.
Ah, da lontano, e vabbè, mandatelo a lui. Poi leggo, spio dal suo telefono. Allora, due cose. Allora, rapidissimamente, riprendo un po', però volo molto più basso. Allora, primo punto è che tutti coloro che in questa sala fanno il giornalista, il blogger, il praticante, il pubblicista, eccetera, prima cosa che, insomma, dalla mia esperienza dico, che fanno uno dei mestieri più pericolosi che ci sono, più del free climbing, ma pericoloso non solo per sé, ma anche per gli altri. E da questo parto. Pericoloso per gli altri, io faccio sempre, ogni tanto parlo a dei giornalisti, faccio sempre un esempio. L'esempio è molto banale. Il codice penale prevede per il furto di una bicicletta una sanzione penale. E probabilmente tutti voi pensate che sia giusto sanzionare, più o meno, magari non per una bici, comunque per qualcosa di più serio, sanzionare il furto, la storia. Per la diffamazione, tanto per fare l'esempio più classico, si discute moltissimo se ci debba essere o no una sanzione penale. Addirittura se ne è discusso in Parlamento a dicembre in modo orrendo, ma lasciamo stare, poi se volete ne parleremo. La mia domanda è, per tutti voi, mettendovi non dalla parte dei giornalisti, ma dalla parte di chi è soggetto, chi è l'oggetto della vostra attività giornalistica, se siete giornalisti, vale di più la vostra bicicletta o il vostro onore? Vi sentite più lesi, è più grave, più drammatico per voi se vi rubano la macchina o se qualcuno scrive che siete dei delinquenti? In fondo, tutti quelli che fanno delle professioni più o meno, chiamiamole intellettuali, ma non solo quelli, hanno un solo bene con cui vivere, che è la reputazione. L'unico bene che io, lui e voi avete davvero importante. Perdete quella, perdete tutto. Questo è il primo punto. Quindi attenzione, avete in mano uno strumento pericolosissimo, sia esso la tastiera, la penna, quello che volete. Questo è il primo punto che va considerato, anche per uscire da una semplificazione. Oh, i giornalisti in galera, dramma. No, il giornalista può uccidere, può fare veramente, il giornalista, tutti coloro che scrivono, io quando scrivo i miei articoli, le mie cose, posso veramente fare male. E questo è un primo punto che va messo. Secondo però, come diceva Gennaro Carotenuto, è un mestiere pericoloso per sé. Ed è più pericoloso perché le leggi sono scritte male. E sono scritte male non nei principi generali, non nell'articolo 21, non nella norma del codice penale che dice che chi diffama paga. Detto, non dice così, ma ve l'ho semplificato, ma nei piccoli particolari. E questo rende drammatica la vita proprio di chi non ha alle spalle la Mondadori o la Rizzoli, o il gruppo dei Benedetti che sia, ma non ha nemmeno alle spalle, non ha nulla alle spalle, non vive neanche col suo lavoro, magari lo fa per integrare, per partecipare alla vita pubblica, che è un po' quello che dovrebbe essere il senso della Costituzione, l'articolo 3, del principio, insomma, di uguaglianza in senso di partecipazione alla vita economico, sociale e politica del paese. Allora, perché vi dico questo? Perché faccio due esempi, giusto per farmi capire. Le querele seriali, le querele intimidatorie, perché si fanno? Perché non costano nulla? Perché se io querelo qualcuno perché ha scritto che io sono un delinquente, che io sono stato condannato per omicidio, e io sono stato condannato per omicidio, alla fine del processo penale, sia che il giudice archivi, sia che il giudice si arrivi al dibattimento, il giudice mi assolva, cioè il giudice assolva il giornalista, il blogger, chi per esso, questo soggetto, chi ha querelato, non dà una lira, a differenza di tutti gli altri processi. Perché solitamente chi si, tecnicamente si chiama, costituisce parte civile, cioè chi, il danneggiato del processo penale, che si costituisce e perde perché l'altro è innocente, deve pagargli le spese legali. Il giornalista non può avere le spese legali. E questo per un meccanismo che non vi sto a spiegare del codice penale, che sostanzialmente è questo, perché voi blogger, giornalisti, eccetera, avete
violato effettivamente il suo onore o la sua reputazione, perché se io scrivo in ogni caso che uno è un delinquente, violo la sua reputazione, ma avete una scriminante, siete scriminati perché state esercitando un diritto che è appunto il diritto di cronaca, ad esempio in questo caso, o di critica o di far valere cose. Questo è un punto essenziale, vedete, piccola cosa, se questa regola non ci fosse, e se fosse la regola normale per tutti, cioè quella regola che chi fa delle querele che non stanno in piedi alla fine deve pagare le spese legali, già secondo me il numero delle querele sarebbe dimezzato. È una stupidaggine, però è qui il punto. Seconda cosa, esempio, risarcimenti civili. Non so se qualcuno di voi ha mai avuto ha subito una causa civile sempre per diffamazione o violazione della privacy, eccetera. Allora, se vi va bene, il risarcimento richiesto parte da 50.000 euro, se vi va bene, fino ad arrivare a 2 milioni di euro. Allora, un giornaletto di provincia, tra l'altro casualmente il Corriere dell'Umbria, per aver scritto un titolino piccolissimo su un notissimo personaggio pubblico, gli è stato chiesto recentemente, mi è arrivato sul tavolo, tra virgolette, pochi giorni fa, 2 milioni di euro. Voi capite che un giornaletto dell'Umbria, 2 milioni di euro, vuol dire non chiudere, ma chiudere per le prossime 10 generazioni i giornali dell'Umbria. 2 milioni di euro. Voi dite, va bene, poi non lo condanneranno a 2 milioni di euro, e questo è vero. Se proprio ha sbagliato, se proprio viene condannato, non saranno 2 milioni di euro. Ma anche al blogger qualsiasi, 100.000 euro, 200.000 euro. Però uno terrorizza. Terrorizza, non c'è niente da dire, vi arriva una cosa di 2 milioni di euro, la prima cosa dice, allora cosa faccio? Chiudo, me ne vado, scappo in Australia. Ho capito, 2.000 euro terrorizza, ma 2.000 euro non ve la chiede nessuno, ve chiedono dai 50.000 in su. Lo sai. Allora, no, basta sapere. Allora, 2 milioni di euro, terrorizza. Poi, seconda cosa, se voi foste una società, per un meccanismo complicato che anche questo non vi spiego, voi dovete accantonarli quei 2 milioni di euro. Dovete accantonarli, cioè significa che voi nel vostro bilancio dovete dire io ho un rischio di dover pagare 2 milioni di euro, quindi il mio bilancio, diciamo, ha questa pietra sul collo. Benissimo. Cosa vuol dire? Che ne bastano 3 di querele e i giornali, il vostro, se voi siete un giornale, ma anche se siete il vostro editore, vi chiama e dice, oh, ma anche se siete il giornalista più bravo del mondo, se siete il giornalista più bravo del mondo e siete perfetti, però 3 querele scassano il bilancio del giornale, anche se poi le vincete tutte. E questo è un altro meccanismo. Cosa si può fare? Però qua, secondo me, sono i giornalisti dal basso che devono agire in questo senso, perché non sono solo, bisogna fare pressione, perché poi i politici queste cose non è che le vogliono, le ignorano, non le sanno, proprio non le sanno. Non è che lo fanno per cattiveria, ma perché sono ignoranti. Io ho lavorato per sfasciare il disegno di legge cosiddetto Sallusti. E mi sono accorto che si è sfasciato facilissimamente perché bastava dire una cosa, ah è vero, è così? Ecco. Allora, quello che vi dico è un meccanismo sciocco, semplice. Allora, chi fa una querela, fa una causa civile di un valore spropositato, deve rischiare di pagare, se perde, una percentuale di quel valore. Mettiamo un decimo, 10%. Se fai 2 milioni di euro e perdi, rischi di tirare fuori 200.000 euro. E allora, quando io scrivo il mio bell'atto in cui devo chiedere i soldi all'altro, ci penso due volte. E invece i 2 milioni, magari 2 milioni, che poi chi scrive, gli avvocati lo sanno benissimo, non saranno mai 2 milioni che ti danno, ma se ti danno 10.000 euro è tanto. Il giudice, perché tanto anche 10.000 euro adesso a prescindere da tutto, però l'avvocato inizia a scrivere e dice bene, iniziamo a calare, e quando ti arriva un atto di citazione, cioè un atto di 10.000 euro, è un'altra cosa, ok? Soprattutto per chi è debole, per chi non ha nessuno alle spalle, soprattutto per i blogger. Ultime due cose che mi ero appuntato, ovviamente mi sono già dimenticato. Allora, le regole del buon giornalista più o meno le sapete tutti, cosa non bisogna scrivere. Per quanto riguarda la rete, non,
Allora, sostanzialmente la tendenza è quella ad applicare quelle regole anche per chi scrive in rete, con qualche differenza da tenere in considerazione. La prima differenza è che in rete si è affermato un principio, che è sacrosanto, che a mio avviso, dalla giurisprudenza, non dal legislatore, che sostanzialmente ognuno risponde per quello che ha scritto e non ci sono altre figure che rispondono. Mentre per la carta stampata c'è il direttore, per i giornali, in rete questo non c'è. Il che da un lato responsabilizza molto di più chi scrive, dall'altro pone un problema serio che va tenuto in considerazione, che è il problema dell'anonimato in rete. Il principio, e lo dice la Costituzione stesso, è un principio di responsabilità. Chi scrive deve assumersi la responsabilità di quello che scrive. Quindi su questo ci sarebbero tante questioni da porre, poi magari ne parliamo, però è uno dei grandi temi seri. Secondo tema, sempre legato alla rete, la tutela delle fonti. Allora, l'Italia, chi fa il giornalista professionista, ma chi fa anche una volta sola nella vita il mestiere dell'informazione, può avere bisogno di fonti confidenziali. Allora, in Italia si è arrivati tardissimo, nel 1988, a riconoscere il diritto del giornalista di proteggere le proprie fonti e si è riconosciuto solo per i giornalisti professionisti. Allora, già tutti i pubblicisti che sono in questa sala non hanno questo diritto. E tutti coloro che scrivono, bloggano, fanno tutte quelle belle cose, cioè, non hanno questo diritto, a meno che non siano giornalisti professionisti. Allora, questa norma forse 30 anni fa poteva starci, perché più o meno chi faceva il giornalista era professionista, aveva anche un contratto fisso tante volte. Oggi non ci sta più. Allora, questo è un problema serio, che per chi fa un'informazione da solo, quotidiana, ma non professionale, può diventare un problema drammatico. Questo, anche questo lo butto sul tavolo. Ultimo caso collegato a quello che diceva Elda, il caso del sequestro dei siti, dei blog, così. Allora, anche qui c'è stata un'evoluzione. Allora, la Costituzione dice che ci sono casi di sequestro da essere previsti dalla legge penale, da una specifica legge sulla stampa, legge penale. Vi dico che per gli stampati, salvo casi rari, per tutti gli stampati, non solo i giornali, libri, giornali, quello che volete, sono pochissimi casi di sequestro, perché praticamente sono o materiale osceno o cose, diciamo, filofasciste, una roba vecchia. Materiale osceno sì, più la legge sul diritto d'autore, ma un'altra cosa ancora. Allora si è detto, queste regole possono essere trasposte a chi scrive in rete. Cioè, in fondo l'attività è simile, informare la materia, la tutela dei sequestri, in qualche modo, come non si può sequestrare sostanzialmente un giornale, così non si potrebbe sequestrare un sito e proteggere l'informazione. Qui il legislatore non ha detto niente, la giurisprudenza ha ballato e ancora sta ballando. Cioè, ballato vuol dire che non ha un indirizzo stabile. Vi dico solo due cose. Prima, una giurisprudenza milanese, ma un tribunale importante, Milano, non perché ci viva io, ma è uno di quelli che fanno tendenza, aveva detto una cosa abbastanza interessante. Cioè, aveva detto, chi fa un giornale online registrato, cioè in cui c'è qualcuno a cui va ricondotto quel prodotto, c'è un direttore, c'è un'organizzazione, ha diritto, anche se lo fa online, alla medesima disciplina garantista per la stampa. Chi invece è blogger, eccetera, aveva detto, non ha questo diritto. Cioè ci vuole un atto, la registrazione, che pure non è obbligatoria, questo ve lo dico, per nessun tipo di giornale online. Chi vuole si registra, può avere questa garanzia ulteriore. La Cassazione invece no, è andata in altro senso finora, cioè non si è espressa in realtà, però ha consentito in varie occasioni il sequestro dei siti informativi, di siti di blogger, ma blogger che sono anche giornalisti molto noti, uno Barbacetto, tanto per dirvi un nome, ha un blog, questo blog aveva scritto una roba su una delle attricette che bazzicavano la Brianza, per i noti motivi che voi immaginate, e
ed è stato sequestrato, cioè è stato oscurato. Attenzione, il sequestro non vuol dire che si chiude il sito, significa oscurare quella particolare informazione. Però anche questo è un nodo molto pericoloso e molto delicato, su cui direi che, se volete, possiamo approfondire. Però vedete, finisco perché anzi sono andato lunghissimo, la normativa è molto ancora in evoluzione, e in questa evoluzione, nei particolari, non nei grandi principi, si gioca il crinale tra una libertà ragionevole, cioè una libertà che però è ovviamente responsabile, e invece delle possibili forme di oppressione della stampa. Ecco, state attenti a questo, e anche come opinion maker, oltre che come soggetti della possibili ritorsioni, cercate di orientarla in quel senso. E mi fermo. Allora, grazie. Allora, io prima di cedere la parola a voi in sala, io avevo preparato una serie di domande che spero anche di poter fare. In particolare rispetto a quest'ultima cosa, volevo sapere da uno di voi due che differenza c'è tra un sito per quanto riguarda l'oscuramento e poi anche per quanto riguarda gli effetti legali di tutta una serie di questioni, che differenza c'è tra un sito che sta su un server residente in Italia e un sito che sta su un server residente all'estero. Io, come molti, ho portato da un paio d'anni il mio blog gennarocarotenuto.it in Islanda, che è un paese dove fa freddo e quindi i server stanno particolarmente bene dal punto di vista della salute dei computer, e volevo sapere se davvero posso guadagnare qualcosa in termini di oscuramento. Dalla rete, da Twitter, abbiamo una serie di stimoli secondo me interessanti. Allora, il primo è quello di poi non so, magari dalla rete, ma siete persone che siete qui in sala, Dominella Trunfio, ah, benissimo. Ti lascio la parola allora per dirlo, magari. No, aspetta, che non ho il microfono. Sì, no, io il tweet era prima della fine del suo discorso. Un po' secondo me sarebbe appunto interessante fare la differenza tra quelli che sono i blog e quelli che sono delle testate giornalistiche appunto registrate, perché la giurisprudenza è differente di fatto. Si diceva che la giurisprudenza della carta stampata, articolo 21, eccetera, eccetera, sì, possono essere trasposte all'online, anche se comunque ci sono giurisprudenze e sentenze, appunto, che chi dà ragione, chi non dà ragione, cioè non è una situazione ancora del tutto appunto ben stabilita. Però è vero che comunque nella testata giornalistica è responsabile sia il giornalista ma anche il direttore responsabile, nel blog chi è il responsabile? Solo chi scrive, e poi eventualmente appunto quali sono le ripercussioni, che credo siano differenti, insomma. Altri? Allora, ho ancora un altro paio di cose da qui e poi andiamo avanti. Allora, c'è Dario Ligori, che non so se è qui di nuovo oppure se ci sta seguendo online, si riferisce credo alle querele seriali, dice che sono azioni che limitano di fatto la libertà di espressione e di informazioni e pertanto dovrebbero essere considerate intollerabili. E poi c'è un'altra domanda di Matteo Agnoletto, oltre a una serie di complimenti per i quali ringraziamo. Matteo Agnoletto dice: quale può essere all'estero un modello legislativo virtuoso cui ispirarsi per riformare il nostro? Su questo aggiungo una cosina io. C'è stata una sentenza che ha incuriosito credo un po' tutti in Francia la settimana scorsa, e sulla quale abbiamo discusso anche con Arianna Ciccone, l'organizzatrice del festival, che stabiliva che Facebook era uno spazio privato e come tale andava considerato, e quindi su questo voglio sentire i vostri pareri. Direi che facciamo queste risposte e poi ripassiamo la parola a voi. Grazie. ...21 e disciplina della stampa. Allora, l'articolo 21 dà appunto il principio sotto il quale, diciamo, operano i giornalisti e tutti i cittadini. La disciplina sulla stampa è una disciplina specifica
E la giurisprudenza è arrivata soltanto, diciamo, di recente a riconoscere in realtà che internet è una cosa diversa di fatto dalla carta stampata. E la disciplina, ad esempio la legge 47-48 relativa appunto alla stampa, la disciplina in materia di stampa, non si applica automaticamente all'informazione su internet. Perché? Perché la disciplina della legge 47-48 è legata alla carta stampata, quindi il supporto è diverso, non si può applicare, soprattutto quando ci sono di mezzo delle leggi penali, non si possono applicare per analogia delle leggi penali, se non in caso in cui diano magari... siano in buona parte, insomma, facciano diano un trattamento migliore al reo, diciamo. E chi è responsabile in rete? In rete è responsabile chi scrive, l'ha detto giustamente Giulia Vigevani. La figura anche stessa del direttore responsabile, da una recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, si è quasi diciamo deteriorata, potremmo dire, nel senso che il direttore responsabile non è responsabile di una testata online, anche se è una testata online, cioè registrata alla luce della legge 62 62 del 2001. Ora poi arriviamo anche relativamente alla disciplina della registrazione dei periodici online. Allora, il direttore responsabile di una testata registrata non è responsabile come il direttore della carta stampata, perché internet è un mezzo diverso che comporta la necessità di aggiornamenti molto veloci, quindi la cosiddetta culpa in vigilando che c'è per il direttore della carta stampata non si può applicare automaticamente ad un caso che è diverso, che è appunto l'informazione sul web, perché potremmo dire, insomma, il direttore sarebbe tenuto a fare delle cose quasi impossibili. La responsabilità di quello che si scrive in rete è sempre di più appunto una responsabilità che può essere definita come personale. E sono state, ad esempio, rifiutate le ipotesi che prevedono, non so, che un blogger sia considerabile come direttore responsabile, proprio insomma, per una serie di motivazioni simili. Ad esempio, chi ha un blog, scrive un post che viene a sua volta commentato, viene commentato in un modo, ad esempio, che può essere ritenuto offensivo per una terza persona. Ecco, in quel caso, il gestore del blog, che tipo di responsabilità ha? Probabilmente non gli si può chiedere di rimanere fisso davanti al computer a vedere se qualcuno... aggiunge dei post diffamatori. Certo, esistono sistemi di filtraggio e così via. Comunque la responsabilità, almeno a mio avviso, è di chi ha scritto il post diffamatorio. E relativamente invece alla registrazione delle testate online, qui c'è sempre, non so se era questo che mi stava chiedendo, cioè c'è sempre il dubbio che per svolgere attività giornalistica di informazione in rete occorra registrare la testata, perché altrimenti si incorre nel reato di stampa clandestina. Sulla base dell'interpretazione della legge 62 del 2001 e di un testo successivo, insomma il decreto legislativo 70 del 2003, la registrazione è richiesta soltanto se si vogliono utilizzare le provvidenze per l'editoria, quindi non è obbligatoria, appunto, come giustamente diceva Giulio Vigevani.
Tra l'altro, questo secondo me è l'esempio di una legge che è stata modificata in una maniera un po' strana. Nel 2012 è stata modificata, cioè c'è stata un'aggiunta a questa, alla legge 62 del 2001, che prevede che non abbiano l'obbligo di registrazione le testate che abbiano che arrivino, diciamo, fino a un 100.000 euro di fatturato. E questo secondo me complica, cioè ha intorbidito le acque più che rischiararle, insomma, perché quindi ripone il problema. E gli altri? Eccolo. Allora, due o tre cose su questo, ma anche su altro. Allora, prima domanda che mi sono segnato di caro tenuto: ho messo il mio sito su un server estero, sono a posto. Risposta: purtroppo, mi spiace, guai ce ne sono ancora. Allora, guai ce ne sono ancora in questo senso. Prima di tutto, perché il fatto che il sito sia su un server estero, per il caso più banale, la diffamazione, non incide in nessun modo, perché il luogo dove si realizza il reato di diffamazione è il luogo dove risiede il diffamato. E quindi se il diffamato è in Italia, o comunque se in qualche modo la diffamazione ha prodotto i suoi effetti nel territorio nazionale, c'è la giurisdizione del giudice italiano, e quindi vi trovate davanti a un giudice italiano anche se il vostro server è sulla Luna. La cosa un po' diversa invece vale per i sequestri. Allora, oggettivamente è più complesso. Faccio un esempio che non c'entra con la diffamazione. Un sacco di gente inserisce video più o meno amatoriali su un noto sito che si chiama YouPorn. È un sito abbastanza, insomma, spinterello. E su YouPorn, ad esempio, era venuta una povera ragazza che l'ex fidanzato, per vendetta, aveva postato dei loro video personalissimi su YouPorn. Ed è chiaro che il giudice italiano fa una grande fatica. Non è che non può, fa una grande fatica. Perché? Perché le leggi dello Stato su cui vi è il server di YouPorn, in particolare le leggi americane, sono diverse dalle leggi italiane e non conoscono alcuni strumenti tipo il sequestro. Allora, questo non vuol dire che non ci possano essere meccanismi. Se andate, la polizia postale, che è la polizia che si occupa anche delle telecomunicazioni, che è particolarmente abile in materia telematica, sta cercando sempre di più di bloccare i siti da sequestrare, da oscurare, attraverso ordini ai provider o alle aziende di telecomunicazioni. Si chiede a Telecom di bloccare le cose provenienti da quel, e quindi una possibilità di oscurare c'è sempre. Certo, è più difficile, non è risolutivo, ma è più difficile. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, allora, un modello straniero. Allora, io sono contro i modelli, io di mestiere faccio il costituzionalista, e per 20 anni si è detto: prendiamo la Costituzione tedesca e diventiamo come i tedeschi, prendiamo la Costituzione francese e diventiamo come i francesi. Purtroppo, e anche adesso lo stanno dicendo ovviamente, purtroppo il semplicismo non è di questo mondo, e quindi ci sono storie, giurisprudenze, eccetera. Certamente ci sono tradizioni giuridiche, diciamo, più friendly per i giornalisti, tradizioni giuridiche che invece sono più orientate alla tutela di altri valori. Notoriamente la giurisprudenza americana è tra le più amiche dei giornalisti. Perché, per ad esempio, nel caso di figure pubbliche, cioè nel caso di personaggi della politica, della società, così, vi è una particolare tutela per chi informa ovviamente sia esso un blogger, un giornalista, eccetera, eccetera. Ok? Vi è una particolare tutela. Cioè è addirittura il diffamato, il presunto diffamato, che deve dimostrare che chi scrive abbia usato un speciale dolo, una speciale volontà di colpire quella persona. Quindi vedete,
ci sono tradizioni giuridiche diverse, però anche, attenzione, tradizioni di stampa diverse, tradizioni giornalistiche diverse. Questo è importante, cioè non è che ancora una volta cade dal nulla. Cioè, vi dico una cosa banale, l'errore più grande di quella legge Sallusti di cui che vi dicevo prima è che nasce su un caso di un giornalista che, adesso lo posso dire qua, rischio la querela, ma non me ne importa nulla, poi mi difendo da solo. Allora, nasce da un giornalista che ha, in quel caso e forse non solo in quel caso, fatto proprio, è un esempio classico di cattivo giornalismo, di pessimo giornalismo. E allora è un po' come chiedere l'abolizione della pena di morte dopo la strage di Marzabotto. E allora non è quello il momento, cioè non so come dire, capite? Cioè, attenzione, ma questo legame tra giornalismo e potere, questo uso del giornalismo come clava contro l'uno o l'altro, certamente non rafforza chi chiede leggi più equilibrate, leggi che maggiormente garantiscano la libertà dei giornalisti. Questo è uno dei punti cruciali, cioè molto spesso sono i giornalisti stessi, la professione stessa, che fa di tutto per avere leggi più severe, per avere giurisprudenze più punitive. Questo è un punto da tenere anche qui, ovviamente, non so la soluzione, andare a sparare, no, non mi sembra, però capite che è un nodo molto serio anche questo. Poi, ultima domanda, blog e testate giornalistiche, ha già risposto e sono d'accordissimo su tutto quello che ha risposto, anzi dico una cosa in più, proprio quest'anno è uscita una sentenza molto attesa che derivava dalla Cassazione, che derivava da una vecchia pronuncia che aveva fatto molta paura, anche se probabilmente andava presa con le molle, del Tribunale di Modica, un paese della Sicilia. Questa pronuncia diceva che commetteva il reato di stampa clandestina il blogger che non si registrava, e da lì terrore. Allora, era una pronuncia strampalata, però molto spesso sono le pronunce strampalate quelle che trovano eco in rete o nei mezzi di comunicazione, e quindi non il filone principale solido, ma queste giurisprudenze un po' creative diventano il terrore di chi scrive di cose. Allora, qui la Cassazione ha rimesso, ma come era inevitabile, le cose in chiaro. E come le ha messe in chiaro? Dicendo una cosa molto semplice, che tutti coloro che esercitano in rete attività di tipo giornalistico non devono registrarsi. Non hanno l'obbligo di registrazione. La registrazione è riservata a chi esercita attività di tipo giornalistico secondo modalità organizzate su stampa cartacea. Questo è il punto che la Cassazione ha fissato, mi sembra con estrema precisione, ma che era anche scontato per i motivi che vi diceva prima. Quindi non temete su questo. Temete le querele, siate rigorosi nel fare il mestiere, controllate le fonti, eccetera, eccetera, questa è una cosa fondamentale, ma non la stampa clandestina, non la responsabilità del direttore, anche questo è stato chiarissimo, la Cassazione ha trattato un caso che ho seguito direttamente, quindi lo conosco bene, il direttore del giornale, anche registrato, e quindi tutti gli altri dietro, addirittura anche il direttore del corrispondente online di una rivista cartacea, nel caso era il direttore dell'Espresso, online, che era lo stesso direttore dell'Espresso, non risponde per quello che c'è scritto nel sito, nel giornale online. Questo, anche su questo, finché non cambia la legge, ma questo per ora non è all'orizzonte, è un altro punto su cui dovete stare iper tranquilli. Poi c'è tutto il resto, ma ridiamo la parola. Sì, certo, però uno non può star tranquillo, a mio modo di vedere, perché tu hai citato il caso Ruta, hai citato della sentenza di Modica, nella quale, vado a memoria, era un magistrato criticato da Ruta che l'aveva querelato per stampa clandestina, e quindi questo ha messo in moto questa macchina terribile. Ora, se questo tizio aveva fatto bene la sua critica, aveva fatto bene il suo lavoro, comunque si è visto trascinare una causa che è durata, credo, 5-6 anni, eccetera. Ci sono interventi da chi è in sala? Prego, vado io.
Allora, innanzitutto, buona giornata. Volevo chiedere una cosa, per quanto concerne la comunicazione in rete, dunque su internet, a me ha colpito molto il caso di Indie Media Italia, Indie Media Italia, post G8 di Genova. Ricordo che fu oscurato il sito per non so quanto tempo, però diciamo vi fu una vera e propria violazione e sospensione sia di quelli che furono i diritti, sia per quanto concerne appunto la libera manifestazione del pensiero. Volevo sapere cosa ne pensavate, se potevate fornirmi una chiave di lettura magari un po' più ampia. Grazie. Vogliamo prendere almeno un altro intervento? Riguardo alla questione delle querele 50.000 e 2 milioni di euro, lei stava introducendo qualcosa che potevano fare i giornalisti italiani e poi naturalmente ha proseguito con un altro discorso, e quindi che cosa possono fare, che cosa è il loro potere, cioè se loro si unissero che cosa potrebbero e dovrebbero fare come comunità, ecco, più che... C'era un commento che veniva dalla rete che addirittura introduceva una cosa che secondo me è meno attinente, perché diceva, sempre riferendosi alle querele seriali intimidatorie, diceva per chi ha potere e denaro e che fa una querela seriale ci vorrebbe una condanna penale, insomma, che però ci porta su tutt'altro terreno, perché dice, probabilmente in questo senso giustamente, che le condanne civili a pene pecuniarie per chi è ricco e potente sono inefficaci. Un'altra. E un aspetto forse un po' più tecnico, vorrei sapere quali basi giuridiche o giurisprudenziali ci sono, cioè normative o giurisprudenziali ci sono riguardo alle pretese di chi chiede di vedere cancellate notizie sul proprio conto. Questo è un problema che riguarda anche gli archivi elettronici dei giornali, che di solito le testate si regolano eliminandone la fruizione libera, però per un blog il problema sussiste, e al contrario invece è motivo spesso di polemica e di contestazione quantomeno deontologica. E qual è la regola che disciplina l'accoglienza nel proprio sito dei commenti dei blog ai post, insomma, esterni, se cioè a fondamento la critica di chi dice di non avere visibilità che viene censurato, cioè se chi sostiene di non aver potuto esprimere una propria critica perché il suo commento è stato tolto ha una base su cui poter far leva. Posso perfino provare a rispondere io solo su quest'ultimo punto. È una questione di politica del sito. All'interno della nebulosa informativa il problema non è cosa fa chi, ognuno gestisce il proprio sito in totale libertà, vuoi chiudere i commenti, vuoi aprire i commenti, vuoi moderarli, non li vuoi moderare, lo fai tu, la blogosfera, quella che chiamiamo nebulosa informativa, la coda della cometa, citando Anderson, il fondatore di Wired, eccetera, un discorso che oramai ha più di una decina d'anni, è significativa se preso nel suo insieme, e nel suo insieme ognuno veramente penso che sia libero di gestire le proprie cose, cioè molti di noi sono stati vittime di attacchi anche sul piano personale che non hanno generato querele ma che hanno portato insomma a difficoltà magari alla chiusura dei commenti per gli attacchi strumentali. Io piuttosto in epoca, poi per il resto della domanda evidentemente rispondono loro, in epoca anche di Facebook Connect eccetera, vorrei capire perché magari io mi devo preoccupare del commento sul mio blog e invece il commento messo su Facebook che ha lo stesso articolo del mio blog non preoccupa Zuzu Zuckerberg, che è il fondatore ricchissimo di Facebook, perché lui non è responsabile e io eventualmente sì. Prego. Potrebbe esserci un problema forse solo per chi è giornalista e deve rispondere a regole deontologiche, nel senso che nella deontologia professionale c'è anche quello
di offrire un quadro completo delle opinioni e di favorire il buon rapporto con i fruitori dell'informazione. Quindi la risposta probabilmente è eventualmente può essere solo deontologico. Non c'è nessuna norma al riguardo che disciplina qualcosa al di là dell'essere iscritti all'ordine. Allora, sì. Proviamo a rispondere una decina di minuti, se poi abbiamo un ulteriore giro. Allora, c'era una domanda, se non ricordo male, sul diritto all'oblio. Allora, il caso Indymedia, correggetemi se sbaglio, è qualcosa di risalente ormai, no? Sì. Sì, insomma, secondo me da allora un po' di acqua è passata sotto i ponti e probabilmente casi di quel genere, ora come ora, forse non si ripeterebbero. Permettetemi di aggiungere una cosa relativamente ai modelli, in primo luogo. Forse non c'è nessun modello, almeno in Europa, che può essere preso a spunto, anche perché tutti un pochino hanno gli stessi problemi. In più noi abbiamo una caratteristica particolare, che abbiamo l'ordine dei giornalisti, mentre invece in giro per l'Europa, se non sbaglio, solo il Belgio ha qualcosa di simile. E quindi le regole sono anche diciamo un po' diverse dal punto di vista semplicemente della professione giornalistica. Comunque rileva fino a un certo punto questo, ma ecco, volevo dire, ci sono... Proprio attraverso la rete c'è uno scambio molto importante di sentenze, appunto, di casi concreti che vengono da tutti gli stati europei normalmente e c'è un dibattito, cioè la rete praticamente funziona anche come strumento col quale si comparano le risposte giurisprudenziali a stessi casi, ed è interessante questo fenomeno, diciamo, da studiare secondo me come fenomeno in sé. Tra l'altro uno degli argomenti più gettonati a livello europeo e non è quello in realtà della responsabilità degli internet service provider. Allora tu dicevi Zuckerberg, perché non controlla lui i post? Probabilmente perché non li deve controllare, cioè, forse lui non ha un obbligo giuridico di controllarli, proprio perché è quello che gestisce questa piattaforma, che può essere considerata appunto come una piattaforma tra virgolette neutrale. Quindi su questo, insomma, vi rinvio a leggervi. Non sei d'accordo? Non mi convince neanche perché io debba rispondere. No, no, non deve rispondere, ma lui probabilmente per legge non deve rispondere. Perché appunto in tutta la complessità di internet c'è anche questo incomodo, diciamo così, questo il soggetto che trasporta le informazioni o che le custodisce, insomma, l'internet service provider. Che ruolo ha l'internet service provider? Un ruolo che secondo la direttiva europea sul commercio elettronico e secondo la normativa italiana, appunto quel decreto legislativo 70 del 2003 che abbiamo citato prima, è un ruolo neutrale. Teoricamente lui non ha, cioè il soggetto che trasporta le informazioni non ha responsabilità, a meno che non si accorga che attraverso il suo server, attraverso la sua rete, si svolge un'attività che è illecita. Quindi relativamente al diritto all'oblio, qualcuno sollevava il problema. Ecco, qui c'è stata una recente giurisprudenza della Corte di Cassazione a proposito del diritto all'oblio, e prima ancora, se non ricordo male, c'erano state addirittura delle linee del garante per la privacy, perché obiettivamente il diritto all'oblio, dal mio punto di vista, è una cosa abbastanza sacrosanta, perché a un certo punto, insomma, ognuno ha il diritto di sbagliare e di
di aggiornare appunto le proprie informazioni che circolano in rete, altrimenti Google diventa veramente una tomba per tutti, insomma. E, allora, non se, ad esempio, se avete un giornale, cioè un giornale online, a un certo punto li dovete archiviare e non farli indicizzare più ai motori di ricerca. Se qualcuno vuole andare a vederli, va sull'archivio e se li cerca. Sì. Sì. E, però la Cassazione ha detto qualcosa di più, che l'archivio, e correggimi se sbaglio, l'archivio deve essere aggiornato, diciamo così, nel senso che la notizia, qui si partiva dal caso di uno che era stato citato in era stato querelato per un politico che era stato e perciò è stato prosciolto, per cui c'era la notizia dell'arresto o insomma, qualcosa del genere, e poi non era stata data o comunque non appariva contestualmente alla notizia dell'arresto la notizia del proscioglimento. Quindi praticamente la Cassazione chiede che gli archivi vengano contestualizzati. Un po' una cosa non facile. Posso dire una cosa semplice? Per me lì c'è una differenza enorme tra la stampa ufficiale e i blogger, in questo senso, se io lavoro per il Corriere della Sera, la mia autorevolezza, ammesso e non concesso, direbbe Totò, insomma, deriva dal fatto che lavoro per il Corriere della Sera. Se io sono un blogger, la mia autorevolezza, oltre che dal mio curriculum, da altre cose che faccio nella vita, però la mia autorevolezza online deriva dal mio archivio, è generata dal mio archivio, generata dal fatto che io in X anni ho scritto Y post e questi post hanno avuto il ruolo che hanno avuto nel dibattito sulla rete, quindi i link, quindi le connessioni, quindi i commenti, nel momento in cui io li archivio. Ok, è ragionevole quello che tu dici dal punto di vista della persona che io ho criticato nel 1999, per esempio, però dal mio punto di vista io sto rinunciando alla profondità di campo della mia rappresentazione online, della mia presentazione come persona, come cittadino attivo online, e questo è un danno per me, insomma, per me o per chiunque altro, ovviamente. Sì, due cose. Prima voglio dire una roba su questo diritto all'oblio e la questione dell'aggiornamento, eccetera. È un problema serissimo, nel senso che questa pronuncia della Cassazione, adesso anche il garante ha cambiato la sua giurisprudenza e è andato nella stessa direzione della Cassazione, significa una serie di cose. Primo, obbligo di aggiornamento. Non si è ancora ben capito se l'obbligo, sembra la prima, perché la seconda è folle, però non è chiarissimo, se l'obbligo di aggiornamento sia su richiesta espressa della parte o se ci sia invece un obbligo per, diciamo, il giornale, ma può essere anche un giornale online, una forma di organizzazione, blogger, quello che volete, di dare conto di come finiscono le vicende. Cioè, se io ho scritto che Tizio è stato appunto condannato in primo grado, devo dire come è andata a finire in appello in Cassazione. Allora, la seconda ipotesi è folle, nel senso che bisognerebbe ogni giornale, mettiamo che sia solo anche per i giornali, dovrebbe avere una squadra di storici che vanno a scartavellare nei tribunali, cosa che non è neanche facile, andare a trovare le sentenze nei tribunali e andare a vedere come vanno a finire. Ma anche la prima, attenzione, non è da poco, perché è vero che il diritto all'oblio è fondamentale, però il meccanismo della deindicizzazione, cioè il meccanismo per cui io dovevo andare a vedere Repubblica del 24 febbraio del 1998 per vedere quella notizia, non mi dice che Tizio è stato condannato per, che Tizio è un omicida. Mi dice che alla data del 24 ottobre 1998 Tizio era stato condannato in primo grado per omicidio. Punto. E allora il giornale, chi va a vedere, siccome io non me lo butto nel mare della rete, non è che mi esce la notizia così, ma devo andare nell'archivio di Repubblica, faccio un esempio, perché quello era già stato detto, cioè che le notizie devono essere gli archivi elettronici con i file in PDF dei giornali devono essere deindicizzati,
cioè non possono entrare nei motori di ricerca. Quando io vado a vedere quello, io so già cosa vado a vedere. E quindi so bene che vado a vedere quell'articolo e non una verità definitiva. L'importante è che quel giorno quell'articolo fosse corretto, che Tizio era stato condannato in primo grado. Non me ne importa niente, poi posso andare a vedere cosa succede. Ma il giornalista non è uno storico, ma neanche lo storico lo deve fare, però ancora meno non è uno storico. Il giornale fotografa quello che è successo quel giorno, punto. Quel giorno Tizio è stato condannato, punto. Ok? Certo, è un fatto pubblico. Certo, deve essere vero, deve essere vero. Poi ci potrà essere il modo di trovare o non trovare, eccetera. Però questo. E attenzione, per la prima volta con questo fatto dell'aggiornamento si tocca, ed è, io non so, sembra gravissimo, ma però io so, la originalità del documento storico. Cioè, il documento storico è quello, lo storico, va, quando va a vedere il giornale di 100 anni fa, va a vedere quel documento storico, non un documento storico manipolato 20 anni dopo, perché Tizio nel frattempo era stato assolto. Allora, se c'è scritto che io sono stato condannato e non è vero, io gli faccio una bella causa e questi pagano, ed è giusto che paghino, cioè sia chiaro. Ma se c'è scritto che sono stato condannato ed è vero, mi sembra folle, cioè buttato in rete Tizio condannato senza data non va bene, ma messo in quello specifico documento che sono gli archivi online dei giornali. Allora, gli archivi online sono più comodi, ma sono quelle cose che io, che sono vecchietto, quando ho fatto la tesi di laurea, andavo nell'emeroteca della mia biblioteca, che si chiama Sormani di Milano, e andavo a cercarmi i giornali. Andavo, sfogliavo i giornali. È più comodo, ma quello è il lavoro, secondo me. Cioè, questo passo mi sembra un passo eccessivo, però si discute. Questo è l'unico punto su questo. Tra l'altro, attenzione, questo obbligo di aggiornamento vale per tutti. C'è stata una vicenda, questa è sì, proprio le persecuzioni, se volete, un po' giornalistiche, di un tribunale, il tribunale di Ortona, che ha massacrato un giornaletto online locale, non so se registrato o non registrato, perché si è rifiutato di aggiornare dopo la richiesta e si è preso una doppia legnata, tra l'altro, in due casi, risarcimento molto congruo, per vedere, giusto per dirvi che insomma i pericoli ci sono anche su questo punto di aggiornamento. Velocissimamente sulle altre cose, su Indie Media sì, è cambiato oggettivamente, adesso i sequestri, gli oscuramenti vengono fatti sull'articolo, non sull'intero sito, a meno che non siano siti particolari, tipo siti neonazisti che incitano alla violenza, eccetera, ma questo è un altro discorso. Sulle querele milionarie cosa dobbiamo fare? Mi sono fermato. Allora, qualcosa forse si sta già facendo. Io sono andato a presentare un libro che ho fatto, c'era la Gabanelli, e con la Gabanelli lei stessa, che è una delle di quelle che le subisce, sì è vero, però ha le spalle coperte lei, ha il contratto con la RAI, comunque insomma è la Gabanelli, è il più importante giornalista italiana, quindi è un altro mondo. Comunque anche lei diceva bisogna fare un movimento di pressione per cambiare queste piccole regole. Io non so, bisognerebbe spingere su deputati attenti, parlamentari attenti a questi temi, non lo so, io non sono un organizzatore di movimenti politici, sono sempre stato nella mia stanzetta, però insomma, sapete voi come si muovono, non dico le masse, ma comunque insomma, le vie della politica. Ulteriore cosa, per i commenti esterni, anche qui mi sembra che quello che diceva Caro Tenuto fosse ovvio, cioè il sito è mio e lo gestisco io, e vale anche per i giornalisti a mio avviso. L'unico dato che si può dire è il diritto di rettifica, ma il diritto di rettifica non è un diritto di commentare quello che uno vuole su una notizia data da un altro. Diritto di rettifica è un diritto molto specifico, tra l'altro previsto per i giornali, ma possiamo anche ragionare che si possa utilizzare per la rete nel caso di notizie false, cioè in cui io voglio rettificare un dato non vero, non commentare, dire la mia su una certa opinione. Il giornalista non deve essere, e questo anche sul piano deontologico, non deve essere un animatore di dibattiti.
Il giornalista deve fare il suo mestiere, cioè dare delle notizie e dare dei commenti nello spazio che lui vuole. Il diritto di accesso in rete da parte di tutti a commento non c'è. E questo mi sembra un dato netto. Poi se uno vuole, apre a chi vuole. Cioè, con internet gli spazi sono ampi, chi vuole apre. Tra l'altro, senza neanche assumersene la responsabilità, come dicevamo prima, di regola i commenti a un sito, la responsabilità è di chi ha inserito questo commento e non del titolare del sito, del blog, di quello che volete voi. Questa è la regola generale, però non vedo nessun obbligo in questo senso. Ora abbiamo una decina di minuti, secondo me possiamo prendere anche un paio di domande, vedo lì subito una mano alzata e dopo la passa alla persona avanti e poi rispondo. Io faccio una domanda molto specifica, mi chiamo Sacchetti, lavoro per un'agenzia di stampa, la DIR, una piccola agenzia di stampa. Abbiamo subito querele per diffamazione intentate contro quotidiani che hanno ripreso, secondo me, in maniera non molto continente, take d'agenzia fatti da noi. C'è una giurisprudenza che ci possa salvare dal processo o siamo costretti a vincere tutte le volte, come per fortuna è successo anche l'ultima volta? Grazie. Sì, io non sono un blogger, sono un avvocato, ecco. Mi occupo anch'io di queste questioni abbastanza con una certa frequenza. Però io vorrei magari, ecco, che fosse fatto chiarezza anche tra quello che è il diritto di esprimere una propria opinione e poi quella che è la cronaca, quella che è riferire appunto una notizia di cronaca giudiziaria. Perché se io posto un messaggio esprimo la mia opinione e quindi colui che esprime la propria opinione risponderà penalmente oppure civilmente, così come sia esso che sia giornalista o meno, così come altro, qualsiasi altro cittadino. Ecco, quindi il fatto che poi lo esprima in un blog, appunto, in un sito di caro tenuto, questo insomma secondo me sposta poco. Poi insomma sappiamo quali sono i criteri delineati dalla giurisprudenza perché un giornalista o comunque una persona possa esprimere una notizia, no? La notizia deve essere vera, deve essere espressa in un certo modo, continente e quant'altro, insomma. Ecco, poi mi riallaccio al discorso che diceva forse anche prima il ragazzo qui dell'agenzia. Però in realtà, ecco, poi l'avvocato insomma mi potrà rafforzare questa. Esiste una norma nel caso in cui vengono fatte querele temerarie? A me una volta è capitato, insomma, che c'è l'articolo 546 del codice di procedura penale, adesso lo ricordo bene, 546 o 547, insomma, basta trovarlo un attimo, che prevede che addirittura che il querelante che abbia intentato una querela infondata e ci sia stato appunto un'assoluzione dell'imputato con formula piena, può essere condannato non solamente a pagare le spese del giudizio, il querelante, ma può essere condannato addirittura anche al risarcimento del danno. Quindi forse si tratterebbe un attimo di rafforzare questi strumenti processuali oppure di farli valere in giudizio. E poi l'ultima cosa è la questione del diritto all'oblio di cui faceva riferimento sempre prima l'avvocato. Cioè l'aggiornamento è vero quello che diceva la notizia, io riporto un documento storico, la notizia di quella all'epoca dei fatti, però se quella notizia che all'epoca dei fatti io la riporto in un altro contesto e la faccio rivivere in un contesto completamente sbagliato, perché quella persona deve essere, diritto all'oblio è questo insomma, cioè nel senso che io sono stato condannato per un determinato reato, io per dire tizio, però perché dopo 20 anni deve uscire fuori questa notizia in un altro contesto e dove non ci azzecca niente, questo diventa, a questo punto diventa diffamatorio, insomma, diventa. Ecco, quindi lì non è una questione di appunto di archiviare oppure di informare la notizia, lì è proprio una questione di essere riconosciuto la propria identità, cioè dice sì è vero, io ho compiuto quel fatto in quell'anno, però basta, insomma, io non sono solamente quel fatto in quell'anno, poi sono passati 20 anni, insomma, la questione è diversa, insomma, ecco. Prima di restituire la parola ai due relatori, volevo dire una cosa. Sì, però il caso che facevamo prima è veramente un caso strumentale e torniamo alla questione principale che è quella che è quello che sono i blogger e sono i giornalisti in genere a dover essere difesi dalle leggi, da queste querele seriali. Prima parlavamo del caso di un senatore della Repubblica
che invoca il diritto all'oblio per una condanna penale sua, ma fa il senatore della Repubblica, ha una vita pubblica, e perché mai io cittadino non devo sapere perché l'ha fatto? Volevo dire rapidissimamente un'ultimissima cosa, quasi e che va nel senso della prima domanda, cioè completa la prima domanda. Quasi tutti noi blogger in particolare lavoriamo tra virgolette in un regime di Creative Commons, ovvero permettiamo che i nostri articoli vengano ripresi e ribattuti gratuitamente e liberamente. Però a volte ci sono casi per i quali uno viene querelato per una ribattuta sulla quale non ha alcun controllo. Nel senso che se io scrivo un articolo sul mio blog e qualcun altro mi ripubblica il mio articolo su un sito terzo e io vengo querelato non per il mio blog ma per il sito terzo, in che senso io rispondo? In che senso io ho la possibilità di interagire con quella pubblicazione e perché mai io sono responsabile anche di quella pubblicazione terza? Ammesso non concesso che sia in tutto analoga alla mia. E ho finito. Io semmai risponderei relativamente al diritto di cronaca, io ho fatto l'introduzione sull'articolo 21 perché appunto è libertà di manifestazione del pensiero e nell'ombrello dell'articolo 21 è stato ricompreso il diritto di cronaca, è ricompreso il diritto di cronaca, il diritto di critica, quell'esercizio. Sono tutti quei diritti che poi, appunto, come abbiamo accennato, funzionano da scriminante nel momento in cui la cronaca diventa potenzialmente offensiva nei confronti del soggetto di cui appunto l'informazione tratta. Cioè, mi spiego meglio. Esiste appunto giurisprudenza della Corte di Cassazione che dice che praticamente si è nell'esercizio del proprio diritto di cronaca dice la verità, se lo si dice in un modo corretto e continente, se si dà una notizia utile. Quindi diciamo la stessa logica della scriminante può essere utilizzata appunto sia per il diritto di cronaca, che è il pane quotidiano dei giornalisti, sia per il diritto di critica, idem, e credo per qualsiasi manifestazione del pensiero, perché appunto nel momento in cui si è nell'esercizio di un proprio diritto si è scriminati. Volevo sempre, poi per le questioni processuali. Anche se il mio mestiere non è fare l'avvocato, però ogni tanto insomma do una mano, do dei consigli, però insomma provo a farlo, oggi sono avvocato. Prima domanda sull'agenzia di stampa. Allora, ognuno è responsabile di quello che scrive. Allora, se l'agenzia di stampa dà una notizia corretta e poi chi la riprende male, aggiunge dei particolari che non sono corretti, eccetera, eccetera, risponderà chi ha aggiunto i particolari. Se vi chiamano in giudizio, mi spiace per voi, in giudizio ci dovete andare, però vi assolveranno se è penale e respingeranno relativamente a voi la domanda se è civile. Il problema in Italia è questo, che però insomma, qui andiamo sui grandi principi. Se uno vuole citarvi in giudizio, c'è una norma della Costituzione, si chiama articolo 24, che dice che tutti possono adire l'autorità giudiziaria per far valere i propri diritti. Quindi se io ritengo che il mio diritto è violato, io posso chiamare qualsiasi di voi, perché mi avete guardato storto oggi, perché vi siete alzati mentre io parlavo e per me questa è una lesione del mio diritto. Poi perderò, però voi in tribunale ci potete venire. Se non venite, magari il giudice, davanti a un caso del genere, anche se non ci siete, vi dà ragione lo stesso. Però io consiglio sempre a tutti di andare. Ok? Questo è il primo punto. Mi spiace, però se c'è una giurisprudenza, qualcosa di Cassazione, che mi eviti almeno le indagini preliminari, nel senso che io l'ultima volta sono stato assolto, cioè il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione, vabbè. E quindi quella l'ha confermata al GIP ed è finita lì, non siamo neanche andati. Ok, però, quello certo, ma non è che c'è giurisprudenza, c'è la legge che lo dice, cioè la legge,
All'inizio del processo, del procedimento, non c'è una giurisprudenza che dice che se la notizia è continente viene ripresa in maniera, diciamo, sconclusionata da altri. Qualcuno deve valutarlo, e chi lo valuta? Lo valuta il pubblico ministero alla fine delle indagini, dicendo evidentemente, chiedendo l'archiviazione, e il giudice delle indagini preliminari alla fine delle indagini dichiarando appunto l'archiviazione. Cioè, quando le notizie sono infondate o comunque non c'è materiale per andare al processo, al dibattimento, si archivia. Questo per il penale. Per il civile è diverso, bisogna arrivare alla pronuncia del giudice. Pronuncia del giudice che sarà appunto di respingerà la domanda. Però queste sono le regole. Un'altra cosa invece importante per le agenzie di stampa, e vale per tutti gli altri, attenzione che riprendere le notizie delle agenzie di stampa non scrimina. Cioè, detto altrimenti, se la Dire o l'Ansa o quello che volete voi scrive che Giovanni Rossi è stato arrestato per spaccio di droga, e voi sul vostro giornale o sul vostro blog scrivete che Giovanni Rossi è stato arrestato per spaccio di droga, Giovanni Rossi vi cava causa perché non è stato arrestato per spaccio di droga ma per solo possesso di droga, tanto per farvi un esempio, voi non potete dire l'ha detto l'Ansa, dovete controllare, fare tutti i necessari appunto controlli, e quindi giornale non scrimina giornale, l'hanno detto i giornali, l'hanno detto l'agenzia di stampa, non serve a niente, ok? Quindi state attenti su questo, perché è uno dei più classici casi di diffamazione in cui si perde, perché si perde, molto chiaro. Sì. L'agenzia, no, ma anche con l'agenzia seria, anche con l'agenzia migliore del mondo. Ah no, se l'agenzia è corretta, sì, chiaro. No, ma se l'agenzia sbaglia... No, ma il mio caso era l'opposto, cioè l'agenzia che sbaglia, che è molto facile. Di solito uno dice, vabbè, l'ha detto l'agenzia, mica sto a telefonare, no. Ieri abbiamo fatto un seminario con Livia Iacolare, che lavora a Twitter, proprio a Twitter, e ci invitava a somma prudenza con i retweet. Ovvero il retweet di una notizia non verificata può portare sia negli Stati Uniti, ma immagino anche in Italia, a querele e a condanne per un retweet. Okay. In questo caso mi sembra ragionevole, non ho obiezioni. No, ma è ragionevole, lo stesso discorso della ribattuta, scusate ancora proprio un minuto, che faceva lui. La ribattuta è la stessa cosa, cioè se io in un giornale, in un sito, dove voglio, pubblico un articolo diffamatorio, è una ulteriore azione diffamatoria che è responsabilità non di chi ha scritto l'articolo ma di chi l'ha ribattuto. Allora, chi l'ha scritto risponde per il suo articolo, chi l'ha ribattuto risponde per l'altro articolo. Faccio un esempio: io metto nel blog Giulio Vigevani, che vedono in tre, un articolo diffamatorio, e poi lo ribatte il Corriere della Sera, io pago il danno per Giulio Vigevani, che sono 3 lire perché l'hanno visto 3 persone, il Corriere della Sera si paga i suoi danni, che saranno 30.000 euro perché l'hanno visto 1 milione di persone, e questo pare abbastanza ovvio. Però anche le ribattute, Twitter, tutto quello che volete, chi ripubblica una notizia diffamatoria lo fa sotto la sua responsabilità, perché però dà ulteriore estensione alla diffamazione, quindi state attenti. Cioè, nella cultura digitale, scusa, riprendo la parola perché secondo me è un fatto importante che può interessare a Monti, l'idea della diffusione libera dei contenuti è un'idea importante. Ora, se io ho un blog con 5 lettori al giorno, posso preoccuparmi poco di quello che scrivo, però se questo articolo viene appunto ripreso da un grande blog o dal Corriere della Sera, io rispondo della ribattuta? No. Della ribattuta no. No. Però posso essere querelato, essere rinviato. Sarà querelato per quello che hai scritto. No, ma sarai condannato per la tua parte. No, però... Cioè, sì, ho capito, ma se io non ho ribattuto, io non ho avuto... Però hai scritto. Un ruolo nella ribattuta. Hai scritto e risponde per quello che hai scritto. Cioè, a dimostrare che io... Ma certo, ma sono due tipi di responsabilità diverse. Cioè, ognuno. Faccio un esempio: Vauro ha pubblicato una vignetta chiaramente diffamatoria. Avevano fatto appunto querela, quella che era stata diffamata, e
Siccome la vignetta non ha fatto la querela per la prima pubblicazione di Vauro, ma per una ripubblicazione della stessa vignetta sul venerdì di Repubblica, la vignetta originale era su Repubblica, Vauro non è stato condannato. Perché? Perché sì, la vignetta era sua, ma lui l'aveva fatta per la prima pubblicazione su Repubblica, quella fatta un anno dopo sul venerdì in un'inchiesta sulla satira in Italia. Okay? Quella risponde il direttore del venerdì che ha scritto quell'articolo, eccetera, eccetera. Non più Vauro, perché Vauro doveva rispondere la prima volta, poi se non l'ha querelato, buon per lui. Ok? Beh, certamente, questo è un altro problema. Il link rafforza la portata diffamatoria. Cioè è chiaro che quando il mio articolo viene... l'articolo che ho scritto sul sito parapicchio.it viene linkato da tantissimi siti, io che faccio la causa contro parapicchio.it gli produco tutti i link e dico guarda la portata diffamatoria come alta, però un giudice un giudice corretto dovrebbe dire beh ma quei link lì non c'entri tu c'entri solo per il sito parapicchio.it, tutto il resto va fuori dalla tua portata, però lì bisogna un po' vedere. Però diciamo che la regola generale è che ognuno risponde per sé. Se io l'ho messo il mio articolo su parapicchio.it, risponderò degli accessi di parapicchio.it. E attenzione, andateveli se qualcuno vi fa causa. La prima cosa, chiedete al provider i vostri accessi, che molto spesso sono ridicoli. Cioè io su giornali online importanti, seri, grossi, che sono i maggiori, poi scopro che degli articoli hanno avuto 120 accessi. E questo qui dico, milioni di persone guardano questo, poi sono 120. Ok? Cioè gli accessi all'articolo sono cose molto diverse rispetto all'effettivo poi dati dichiarati dal sito dicendo io ho 1.000.000 di contatti. Vabbè, però su quell'articolo ne ho avuti un certo numero. Coinvolto diffamatorio che viene visionato accedendo attraverso un altro sito, ecco il caso che faceva prima caro Tenuto, risponde l'autore di quel post incriminato a cui il fruitore è arrivato passando da un altro sito, o è come se fosse una ripubblicazione sul secondo sito no. E quindi dovrebbe rispondere il gestore del allora, secondo sito? Io rispondo di tutti gli accessi che ci sono nel mio sito. Se l'accesso avviene per via del Padre Eterno, per via che è stato linkato dal sito, da un altro sito, per via che è su Facebook e viene, io rispondo di tutti gli accessi sul mio sito. Certo, quindi su cosa? Del contenuto. Certo. Cioè, se l'articolo di caro Tenuto viene linkato da molti siti e questi vanno nel sito, allora è chiaro che ma perché su tutti i siti uno arriva in qualche modo, non è che io vado a internet, nessuno va diretto a un articolo perché se l'ha immaginato, naviga. E l'idea stessa di navigazione è questa. Quindi io evidentemente quando nella navigazione uno arriva nel mio sito è un più uno nel mio sito. Come arriva? Arriva. Il più uno, più uno, più uno, più uno. Se il più uno diventa 10.000 io pagherò. Ma questo vale solo per la quantificazione del danno, non per il fatto che ci sia o non ci sia il danno. Ok? Il danno, il reato c'è. Se è illecito ovviamente. Il reato c'è. Poi quanto pagare dipende appunto da quanti accessi ci sono, come il giornale, la diffusione del giornale, ovvio, più si diffonde la diffamazione più devi pagare, questa è una banalità a dirsi. Okay. L'altro posso rispondere, so che mi odierete ormai, ma un'ultima cosa, sulla querela temeraria sulla decontestualizzazione, due domande molto un po' specifiche ma evidentemente di grande rilievo. Allora, querela temeraria, e c'è anche nel civile una cosa simile, che è sostanzialmente l'obbligo del risarcimento di una somma nel caso della causa completamente infondata e temeraria.
cioè sia nel penale che nel civile, sono tra gli articoli meno applicati dei due codici di procedura penale e di procedura civile. Questo è un dato. Secondo dato, per le diffamazioni, per quel meccanismo che vi dicevo prima, cioè che il fatto reato, sì, chiuso, finito, il fatto reato c'è, ma non c'è, c'è la scriminante, non si può applicare quella norma se non in casi abbastanza marginali, quindi non funziona, ci vuole un intervento del legislatore. Basta, finito. Allora, non mi resta che ringraziare tutti. Aveva senso organizzare questo panel e la vostra presenza e le vostre domande lo hanno confortato davvero. Grazie a Elda, grazie a Giulio, grazie a tutti voi.